Cops 2, Luca Miniero, Sandrone Lazzieri. Allora siamo pronti per questa seconda avventura. Innanzitutto, Luca, raccontaci un attimo cosa accadrà in questa seconda parte, diciamo così, dell'avventura di questa squadra di polizia così sgangherata. Beh, devo dire che in effetti ci saranno delle storie gialle più corpose, manifestazioni in qualche modo che caratterizzeranno proprio la cittadina di Apulia, dove ne succederanno veramente di tutti i colori. Prima Apulia era in qualche modo il paese della tranquillità, adesso invece è il paese del crime. E in questo senso ovviamente è un crime divertente all'italiana, che ha preso più struttura anche grazie appunto al contributo e alla pena di Sandrone e Dazieri, e quindi insomma devo dire se ne vedranno delle belle. Ecco, come mai la scelta di questo, diciamo, del virare più appunto sul giallo, sul noir rispetto alla commedia pura? Vai Sandrone. Vabbè, credo che fosse, secondo me era già in luce nella prima stagione. I poliziotti che sono costretti a inventarsi dei reati per poter fare il loro lavoro, poi è chiaro che o si andava avanti che loro continuano a fare reati e diventavano dei criminali tipo la casa di carta, che questo non è che ci sputerei sopra, ma al momento non è così, oppure cominciavi a dire, bene, però loro sono poliziotti, sanno fare delle cose, anche se sono matti, anche se fanno delle cose pazzesche, e quindi abbiamo voluto costruire delle storie che potessero calzare a loro. Un po' alla volta diciamo che Apulia sta diventando la nostra Cabot Cove, che sarebbe il posto dove la signora in giallo, che è un posto minuscolo, dove c'è un delitto al giorno, ecco, sarà una cosa così più o meno, la nostra Apulia. Nonostante sia piccola, isolata, piena di gente, brava gente, però accadranno sempre un sacco di cose brutte. Questa seconda, chiamiamola collection, come si dice in questi casi, c'è l'aggiunta di due nuovi personaggi fondamentali che sono il nuovo magistrato e soprattutto a me ha fatto molto ridere il prete interpretato dal grande Tullio Solenghi, che a me ha ricordato un po' nei suoi metodi, anche un po' dall'abbigliamento e metodi, il Bernardo Gui del Nome della Rosa, ovviamente in versione molto più cialtrona. Ci ho preso. Sì, devo dire, Bernardo Gui è sicuramente uno dei riferimenti più che Don Matteo. Devo dire, quest'anno il casting ha centrato anche i personaggi minori ancora di più, quindi anche Massimo De Lorenzo che fa un altro prete. Io romperei una lancia, come si dice, spezzerei una lancia anche per il Conte, insomma io, come sapete, adoro Bruschetta, che lo trovo, ci ho lavorato talmente tanto in tanti personaggi, e mi piace sempre ritrovarlo sul set di una cosa che ho scritto perché sono convinto porti fortuna, quindi come dico sempre, viva Bruschetta. Vabbè Però Solenghi, devo dire, è stato certo, lì c'è un'altra cosa. Certo, tu ne sono prezioso. Tra le altre pazzesco. cose, c'è anche una sorta di sacro contro profano nel momento in cui la processione si scontra col Gay Pride, che penso sia uno dei momenti più divertenti della serie. Quindi, come avete avuto questa idea di far scontrare? Voglio dire una cosa carina, mi ricordo di una nota di Chiara Cucci di Sky, quindi diamo anche a Sky quello che è di Sky. Noi ci avevamo questo conflitto, ma l'ha fatto succedere con una bella nota nello stesso giorno. Non so se Sandrone se lo ricorda. Mi ricordo vagamente questa, però la cosa bella adesso diciamo che noi in leggerezza, perché questo è, parliamo di cose che sono scottanti anche per la nostra televisione, per le nostre, cioè noi parliamo di LGBT, parliamo di persone che fanno delle vite alternative, parliamo di violare la legge per un buon fine, insomma in qualche modo siamo dei criminali della commedia e questo ci piace perché facciamo le cose che gli altri non fanno. Senza fare sconti a nessuno, nemmeno appunto alla comunità gay, perché Esatto. appunto il nostro Tommaso è sicuramente quello che ha più in qualche modo il problema, gli altri non ce l'hanno. Io Questo trovo che Tommaso ribaltato, a me piace tantissimo, questo però è un'invenzione di Luca e c'era già. Cioè, allora, attorno a lui sono tutti gay friendly, ma lui si sente discriminato. Questa è la cosa bella, perché in qualche modo dice, ah, ma tu mi dici così perché sono gay? No, non ci penso neanche. Questa io lo trovo bello perché ribalta una cosa, perché in realtà il problema dell'omofobia in Italia è una cosa seria e realistica, perché non è certo una scemenza, ma noi vogliamo dire, noi siamo friendly con tutti.
noi stiamo dalla parte di tutti, di tutte le scelte di tutti, e questo si vede, non siamo moralisti. Va bene, allora, Luca, dateci l'appuntamento per la messa in onda. Allora, il 6 dicembre su Sky Cinema e il 13, sono due lunedì. Allora, grazie e complimenti. Grazie.